Siamo con il sindaco Antonio Pompeo, che ha appena illustrato un ricco calendario per l'estate di Ferentino 2019. Un po' per tutti i gusti ce n'è, sindaco. Beh, come ormai è consuetudine, cerchiamo di organizzare iniziative un po' per tutti i gusti, per tutte le fasce di età. E anche quest'anno un cartellone davvero ricco, ad iniziare sabato 15 giugno, 15 e 16, con lo street food, per poi terminare con quella che è la manifestazione di cartello più importante ormai da anni, che è Ferentino. Tantissime serate, tantissima quantità per il numero di serate che verranno organizzate qui nella nostra città, ma anche di qualità, con manifestazioni di vero spessore. E non possono mancare quelle che sono le rassegne, che ormai sono consolidate nel corso degli anni. La rassegna della chitarra acustica, giunta alla 17ª edizione, anche quest'anno vedrà il coinvolgimento di artisti di fama nazionale ed internazionale. La rassegna dei fiati in concerto, giunta alla 14ª edizione, quest'anno vede anche il contributo e il patrocinio della Regione Lazio, che vedrà 7 serate di concerti, anche qui con ospiti di spessore e con location distribuite su tutto il centro storico della nostra città. La rassegna di teatro per i bambini, giunta alla 10ª edizione, anche qui con le migliori compagnie a livello internazionale. Ripetiamo l'esperienza fortunata lo scorso anno del grande cinema a Piazza Mazzini dal 1 al 10 agosto e poi termineremo, come dicevo, con Ferentino. Quindi tantissime serate con l'intento di creare momenti di aggregazione per i nostri cittadini, non solo di Ferentino ma dell'intera provincia di Frosinone, e anche l'occasione soprattutto per valorizzare il nostro bellissimo centro storico. Beh, l'associazionismo ormai è un dato consolidato nella nostra città, tante associazioni che operano in ambito culturale, sociale e sportivo, che, con le quali abbiamo un bellissimo rapporto istituzionale. Tutto questo ci permette di realizzare le tante manifestazioni di qualità nella nostra città, ma anche di valorizzare e riqualificare il nostro patrimonio storico-culturale. E quindi anche in occasione di questo calendario c'è un grande coinvolgimento delle associazioni stesse, in primis la Prologo. Quindi veramente soddisfatto per la qualità di questo calendario, ma soprattutto, lasciatemi dire, per la tempistica. Anche la tempistica è sinonimo di organizzazione di un'amministrazione. Non ultima anche la grande attenzione alla sicurezza degli eventi, sindaco. Eh sì, è l'aspetto principale e fondamentale quando si organizza gli eventi, soprattutto per quegli eventi che richiamano migliaia di persone nella nostra città e di fascia giovane. Quindi, nonostante le normative molto stringenti negli ultimi tempi, però grazie alla grande organizzazione della nostra amministrazione riusciamo anche ad ottenere quelle che sono le dovute autorizzazioni e ad adottare tutti quei provvedimenti per mettere in sicurezza le manifestazioni stesse. Invito per il 15 ed il 16, due appuntamenti, si inizia subito questa settimana con il concerto di Riccardo Foglie e con Ferentino Street Food. L'invito non solo alla città ma a tutti i cittadini della provincia, anche fuori provincia, a vivere questo bellissimo fine settimana nella nostra città e ad apprezzare le tante bellezze.